Quante volte vi sarà capitato di passare davanti alle panetterie per comprare la merenda per i vostri bambini? Oggi prepariamo le pizzette soffici soffici, proprio come quelle del panificio. In una ciotola mescoliamo il lievito con le farine, aggiungiamo l'acqua, il latte e il sale. Per ultimo aggiungiamo il burro ammorbidito. Qualche cubetto alla volta, mi raccomando. Mettiamo a riposare per 30 minuti, poi ci spostiamo su un piano di lavoro leggermente infarinato e facciamo qualche giro di pieghe. Quando l'impasto sarà pronto lo mettiamo a lievitare per 6 ore in una ciotola oliata. Una volta pronto, ci prepariamo a formare le pizzette. Sentirete già al tatto che l'impasto sarà morbidissimo. Formiamo circa 14 palline in questo modo. Le mettiamo su una teglia rivestita da carta da forno e le infariniamo. Copriamo con un canovaccio pulito e lasciamo riposare per 30 minuti. Condiamo le pizzette con la passata di pomodoro. Inforniamo a 180 gradi per 15 minuti. Le togliamo dal forno, aggiungiamo ancora un po' di pomodoro ed infine la mozzarella. Cuociamo per altri 5 minuti. Ed eccole pronte. Buonissime!